Telenovita! Bene, ragazzi, ci siete tutti? Tu, sbrigati a sederti, non c'è tempo da perdere! Si può sapere perché ci hai fatto venire qua? Perché ho una cosa da farvi vedere. Ci siamo quasi! Ciocco castagnette! Le più irresistibili! Cosa? My Kids Music! Non mi direi che... Hai partecipato al programma? Esattamente! E fra poco vedrete la mia esibizione! Oh. Sono stato selezionato fra centinaia di talenti! La tensione era alle stelle, ma alla fine la mia bravura ha avuto la meglio! Con la mia ugola d'oro... E con il mio fascino ho conquistato tutti! Il nostro prossimo concorrente è... Suneo! Ci siamo! Silenzio, silenzio! Non parlate! Non battete le palpebre! Non respirate! Ok, ci guardiamo! Non c'è bisogno di agitarsi! Balliamo insieme a questo mambo! Balliamo insieme a questo... Non si può certo dire che non sia telegenico! E se volete un autografo, chiedete pure! Tante storie per un'apparizione in TV di 5 minuti! Come se al giorno d'oggi fosse difficile andare in televisione! Andare in TV, cosa ci sarà di tanto eccezionale? Ma a chi la racconto? Sei sempre il solito Doraemon. Eccoti qua. Nobita, quel golosone di Doraemon si è mangiato tutti i miei melon pan. Ti ho già chiesto scusa, non ti arrabbiare, te li ricompro. Mi arrabbio perché li hai presi senza neanche chiedermelo. Non pensi anche tu che sia da maleducati? Che cosa? Prendi le parti di Dorami adesso, che bell'amico! Ehi, Doraemon, sai una cosa? Mi piacerebbe tanto andare in televisione. Ah, sì? Beh, non chiederlo a me, dillo alla tua grande amica Dorami. Cosa? Dai, non fare così, Doraemon. Oh. Che permaloso. Nobita, davvero vorresti andare in TV? Certo. Mi piacerebbe, ma è un sogno impossibile. Impossibile? Ma no, è facilissimo. Stazione televisiva istantanea. Collego l'antenna al televisore. Coraggio, prova a cantare qualcosa, Nobita. Dorami, scusa, ma forse c'è stato un malinteso. Io volevo andare in TV, non davanti alla TV. Dammi retta, fa come dico. Ogni giorno noi bambini tutti a scuola dobbiamo andare purtroppo e dobbiamo stare attenti se vogliamo imparare. Ah, che cosa ridicola, perché mi hai chiesto di cantare? Lo scoprirai presto. Nobita? Fuori c'è un sacco di gente che chiede di te. Nobita, ti ho appena visto cantare in televisione, perché non ci hai detto niente? Che cosa, io? In televisione? Già, e mi domando come te l'abbiano permesso, stonato come sei. Io ho provato a cambiare canale, ma c'eri sempre tu, su tutte le reti. Davvero? Beh, non capisco proprio cosa stia succedendo. Te lo spiego io. Collegato alla mia antenna, il tuo televisore diventa sia telecamera che emittente. Anche se riesce a trasmettere solo nel quartiere. Questo vuol dire che posso mandare in onda tutti i programmi che voglio. Esatto. Ehi, un momento. Se sarete tutti in onda, chi guarderà i programmi? È vero, come possiamo fare? Sarà il capo che deciderà la programmazione. Il capo? No! Proprio così, il capo sono io. Quando toccherà a voi andare in onda, verremo a chiamarvi. Abbiate un po' di pazienza, d'accordo? Nel frattempo seguite tutti Telenovita. Bene, pensiamo alla programmazione. L'importante è che siano trasmissioni divertenti. I programmi musicali e i varietà piacciono sempre a tutti, così come i cartoni animati. Sì, è vero, ma dovremmo inserire anche un telegiornale, programmi educativi e di cucina. D'accordo, allora cominciamo con il telegiornale. Buonasera, ecco a voi le ultime notizie. Ehi là, sono io, riuscite a vedermi? Ma... siamo in onda? Vediamo un po'. Il primo ministro... Lascialo fare a noi se non sai leggere! È davvero vergognoso! Che il governo sia... I vicini ci stanno tempestando di telefonate! Dicono di lasciar perdere se non sai leggere. Va bene, il telegiornale è finito e adesso... È il momento dello show che tutti stavate aspettando, il super varietà di Nobita! Con centinaia di belle canzoni, numeri di magia strabilianti e siparietti divertenti! Inizia con una canzone. Un elefante si dondolava
passo. Ma chi crede di essere quella presuntuosa di Dorami? E reputando la cosa interessante, andò a chiamare un altro elefante. Nobita e Dorami hanno creato un'emittente televisiva. Esatto. Quanto durerà ancora questa tortura per i tizi? Doraemon, devi aiutarci ad andare in televisione al posto suo. Perché lo chiedi a me? Non mi va! Che cosa hai detto? Aspetta, John, calmati, calmati! Non lo trattare male! Doraemon non ci può aiutare! Non ricordi che cosa ci ha detto prima Dorami? Questa è una cosa che il mio fratellone non sa fare! Ma come si permette? Certo che lo so fare! Com'è esigente questo pubblico? Non te la prendere! Che dici? Vogliamo provare con un programma di cucina! Scusate per l'attesa, ora impareremo a cucinare! Vi presento l'esperta di cucina, la signora Tamako! Che storia è questa? Saresti così gentile da spiegarci come preparerai la cena di questa sera? È già tutto pronto, in realtà ho comprato delle crocchette precotte, devo solo scaldarle e le servirò con la zuppa avanzata ieri e fagioli in scatola. Mamma, ma che dici? Ci sta guardando tutto il vicinato! Oh, me lo dici adesso? Oh, che vergogna, che vergogna! Oh, che succede? Benvenuti su TDS, il canale che tutti devono seguire. Per cominciare, cari telespettatori, vi spiegherò i trucchetti dei nuovi videogiochi usciti sul mercato. E io canterò per voi. Altro che Telenobita, questo sì che è un bel canale. Visto, beccati questa, Dorami. Anch'io so creare un'emittente televisiva. Quello è Doraemon. Oh, a volte mio fratello è così infantile. Gli faremo vedere noi di chi è il canale più popolare. Forza, Nobita, mandiamo in onda un bel programma. Vediamo. Sì, ho trovato. Che cosa? Un programma educativo? Forse potremmo parlare di astronomia. Di astro cosa? È il mio argomento preferito. Sono ferratissimo in materia, aspetta, guarda. Aspetta, sarebbe molto interessante, sì, ma in realtà avevo altri in mente. Siamo già più popolari del canale di Dorami. Non ne avevo alcun dubbio. I videogiochi sono un argomento che interessa a tutti. Suneo, quando pensi che arriverà il mio turno? Tra poco, abbi un po' di pazienza. Ora vi spiegherò come si fanno i compiti di matematica per domani. Questo è il primo esercizio. Dobbiamo questo è un programma che piacerà a tutti. Sono sicura che i nostri ascolti saliranno alle stelle. Sta facendo fare i compiti a Dekisugi così che tutti possano copiare. Non è giusto, questo è barare. I nostri ascolti stanno precipitando. Tranquilli, salverò io la situazione. Sanna, la grande rockstar, è qui! Preparatevi tutti ad assistere a una strabiliante esibizione in diretta dell'unico, inimitabile Gian! Aspetta, non avere fretta! Cosa? Come sarebbe? Ecco, vedi, non è il momento giusto. Vogliamo tenere in serbo le tue canzoni per il gran finale. Infatti, infatti. Non sono convinto. Ho la vaga sensazione che stiate cercando di impedirmi di cantare. Passiamo al prossimo esercizio. Nobita, ecco. C'è un signore che chiede di te. Ho una proposta da farti. Che ne dici di trasmettere un mio spot pubblicitario? Potrei pagarti fino a 1000 yen. 1000? Certo, affare fatto. Non se ne pentirà, troverà tanti nuovi clienti. Ciao, Shizuka. Nobita, quando mi farete andare in onda? Sei arrivata proprio al momento giusto. Ti piacerebbe recitare in uno spot pubblicitario? Sembra divertente, va bene. Di che cosa si tratta? Guarda, abbiamo già allestito il set. Non devi fare altro che entrare nella vasca e dire vasche da bagno Matsunoyu da come set. Ti permetti? Shizuka, non fare così. E questo era l'ultimo. Grazie per l'attenzione. Vasche da bagno Matsunoyu, da sempre le migliori del mondo. Oh, Nobita, gli ascolti stanno precipitando di nuovo. Che cosa, un'altra volta? Perché non volete lasciarmi cantare? Devo dedurre che le mie canzoni non vi piacciono. Sembra che ai telespettatori piaccia vedere facce buffe in televisione. Dai, Nobita, provaci anche tu. Ok, d'accordo. No, no, non ci siamo. Dorami, devi farlo anche tu. Cosa? Non possiamo lasciare che Doraemon vinca la gara di ascolti. Hai ragione, lo farò. Ma avete visto la faccia di Dorami? Guarda, il canale di Nobita è il più seguito in questo momento. Non ci lasceremo battere. Tocca a noi, Suneo. Pronti, partenza. Guarda quale faccia. Guarda il tuffo, Doraemon.
esausto. Dorami, come stiamo andando? Non bene, direi. A quanto pare nessuno sta più guardando la TV. Cosa? E perché? Quanto ancora dovremo aspettare? Siamo stanchi di vedere le vostre smorfie. Già, adesso tocca a me andare in onda. No, non è vero, tocca a me. No, tocca a me. Oh, ma quale luce irrompe da quella finestra lassù? Esso è l'Oriente, Giulietta, il sole. Sorgi del sole, uccidi l'invidiosa luna, già. La mia faccia è bloccata in questo.